Ecco, alla signora chiediamo come si gira in bicicletta a Ferrara. Allora, io vado anche spesso in macchina, però in centro si viene in bicicletta. È fantastica sta città, talmente a misura d'uomo. In bicicletta. Io che sono di Bologna è molto più complicata, qui è molto più facile. Bologna è più grande. È più grande, ok. Però offre molto anche Bologna. Offre molto anche Bologna, certo. È una cittadina questa, però un bellissimo centro storico, veramente notevole. Eh sì. Beh, qui c'erano i d'Este, mi pare, la famiglia d'Este. D'Este, sì. Comunque, dai. Grazie, arrivederci. Buonasera. Buonasera. Città a misura d'uomo. Ecco, perché a misura d'uomo? Cosa perché c'ha di così particolare? Perché qualsiasi ora del giorno e della notte. Fantastica. Ma poi la bellezza? È tranquilla, tranquillissima, gente per bene. Gente per bene. E è cambiato qualcosa nel contesto politico-sociale in questo momento così difficile, post-Covid, guerra? C'è un po' di tensione sociale? Siamo molto più tristi. Siamo molto abbattuti e poco allegri. Poco allegri. Direi infatti che vedo che c'è un po' di cupezza in personalmente giro. Personalmente lo sento parecchio. Perfetto. Più che il Covid, anche adesso si è aggiunta la guerra, per cui... Molto peggio. È molto peggio. Molto peggio. Piango a vedere il cartone di mezzo. Ah, cioè. Ecco, saltano a pennello due abitanti giovani di Ferrara che ci diranno velocemente per il nostro canale come si vive qua e quali sono le aspettative per due giovani studentesse. Non siamo studentesse. Per due ex giovani studentesse. Com'è la vita ferrarese? Io non bella. Abito neanche a Ferrara, comunque bella. Bella, ma era meglio. Ah, era meglio una volta? Sì. Cioè, cos'è successo? Cos'è cambiato rispetto a una volta? Allora, la gente, non voglio dire che la gente era più buona, okay, ma tollerava di più. Ora è aumentata moltissimo la violenza. Questo però è un problema, diciamo, nazionale, forse anche dovuto a fattori come Covid, insicurezza sociale, politica. Guerra, politica molto. Come politica. Quindi come ti senti girare per Ferrara? Sicura o non sicura? Allora sì, sicura fino alla sparatoria di qualche giorno fa. Ah, non lo sapevo questo, veramente? Sì, no, sicura, grosso modo, una città, diciamo, dove potresti vivere tranquillamente con i bambini, ma purtroppo la politica che c'era una volta di un'integrazione... Ora c'è meno. C'è meno, grazie mille. Prego. Allora, che strumento di musica antica è questo? Cembalo. È un cembalo, quindi a che periodo risale esattamente? Allora, 200 anni. Ah, 200 anni? Sì, ha. Sì, sì. Quando hai imparato a suonare questo strumento? Da piccolo. Ah, da piccolo? Sì. Complimenti. Grazie. È molto difficile come strumento? Sì, sì. È impegnativo? Molto, molto. Grazie mille. Ciao. Ciao. Grazie.